la corruzione, alcuni invocano, le mafie, le camorre, le 'ndranghete. Presidente, alcuni invocano una politica di aiuti nei loro paesi di provenienza. Per bloccare magari i flussi. Bloccare non si fa. È inutile. Non è una soluzione. Ma no, ma non è inutile pensare che non è... Ma secondo voi, nella storia dell'umanità, ci sono state delle popolazioni sempre forti, sempre ferme, fisse, oppure invece ci sono sempre stati fenomeni di migrazione mondiale? Nella storia dell'umanità, per quale ragione noi, siccome siamo stati fermi per pochi decenni, abbiamo preso l'abbaglio che si potesse vivere così, dimenticando che i nostri nonni sono andati a cercare lavoro in Australia, negli Stati Uniti d'America, nelle terribili miniere francesi e tedesche, belghe, lasciandoci spesso la pelle. Quindi noi abbiamo vissuto questo fenomeno migratorio e si è interrotto in parte, si è interrotto quando ci sono stati quelli che gli economisti chiamano i 30 anni gloriosi, in cui è cresciuto un processo di emancipazione e di uscita dalla povertà e dalla miseria, ma altri sono stati invece cacciati nella povertà e nella miseria. Quindi i problemi sono distinti. Bisogna costruire una politica mondiale di riequilibrio tra nord e sud del mondo? Sì. Bisogna affrontare il problema dell'Africa, della fame, dell'AIDS? Sì, certamente. Si può pensare così che ognuno sta a casa sua? No. Si può ridurre, contenere il fenomeno, ma esiste per l'Europa un problema che è incancellabile. Il futuro sarà il futuro di un'Europa in cui coesistono etnie, popolazioni, culture, civiltà diverse. Si tratta solo di sapere se andiamo verso una guerra civile, una nuova guerra civile, oppure invece nuove forme di convivenza. Il che vuol dire? Non vuol dire farla facile, perché è difficile questa operazione. Ma il bivio è questo: o la guerra civile o nuove forme di convivenza. Grazie Presidente. Parlare dei corsi di cinematografia e dei vari premi, insomma, Film Festival Torino, primi premiati con un DVD Generazione X. Quello che mette in rilievo il contrasto tra l'area fortemente artistica, che faccia questo polo straordinario, da intendersi quasi come osi di legge. Cosa che invece non corrisponde a nessuna verità di fatto. E l'Europa, quale che sia la volontà delle sue classi dirigenti, diventerà sempre di più un'area in cui convivono popolazioni di storie completamente diverse. Chi non lo capisce è semplicemente stupido. Ma il sindacato, a lei molto caro, come sappiamo, ha proclamato la giornata del 1° maggio con una grande manifestazione proprio qui a Rosario, una scelta molto precisa, anche se la verità è magari... No, questa è una... spero che sia l'espressione di... un'autocritica profonda. Oggi intanto, 1° marzo, grazie a un'iniziativa molto importante. Per me, io sono onorato, voglio dire tutto qui, però te lo dico. Lo sai, sono 8 anni, sempre la festa della fratellanza. Ma tu non stai attento. L'immigrazione in Europa è un problema molto difficile. È bene guardare sempre la situazione dalla parte in cui spunta l'erba. Non per una propensione, diciamo così, rassicurante e ottimistica, ma per individuare così le forze che all'inizio possono anche essere, possono sembrare esili, inadeguate, ma che vanno coltivate come i semi, perché fuori da questa crescita, di questa seminazione, non c'è salvezza, non ci viene da qualche parte, se non ne siamo noi di nuovo protagonisti. Dunque, io penso che inizia Paola d'ordine di una giornata senza di noi,
cioè senza chi? Senza i migranti, senza coloro che sono in Europa da più generazioni, che vengono da altri paesi, e senza le persone che si sentono solidali con gli migranti. Una giornata senza di noi. Cose importanti, anche appunto con la faticosità di questa esperienza. Tornerò poi sul perché mi pare anche un'occasione mancata. Guardare dalla parte in cui spunta l'erba e fare fronte anche sulla base delle storie che, diciamo, le componenti democratiche e popolari hanno accumulato nel nostro paese. Io penso che di fronte a un tema come quello dell'immigrazione vadano riscoperte forme di intervento come quelle che nel Mezzogiorno esplorarono modi originali e forti di lotta contro la mafia in Sicilia, la 'Ndrangheta, la Camorra, cioè forme di sottrazione. Di sottrazione di una parte della popolazione a quel dominio, a quel senso comune che sembrava essere ineluttabile, e costruzione di sensibilità critiche, intelligenze, forme di cooperazione. Per fare un nome solo, Danilo Dolci, Partinico, per ricordare una storia, diciamo, molto comune. Partire dunque da dove stai, da dove sei. In questo senso, io, anche quando non sono interamente d'accordo con le cose che hai detto, però chapeau, giù il cappello, perché tu sei qui in questo posto difficile, io no. E quindi bisogna dismettere ogni tipo di saccenza, ogni presunzione di intelligenza, e provare a mettersi in relazione con le parti che costruiscono solidarietà e anche fatti economici interessanti. In realtà come queste. Dunque, credo di aver detto, diciamo, da che parte bisogna mettersi. Fatto questo, però, e qui comincia la parte non gradevole, io credo che non dobbiamo essere indulgenti verso noi stessi. Non dobbiamo essere indulgenti. Vedi, è giusto rifiutare l'etichetta di negativa, di razzista per una popolazione. Non c'è mai una popolazione che è interamente razzista. È giusto per Rosarno come per qualunque altra città, per qualunque altro paese. È giusto per Rosarno ed è giusto per Vicenza. Ma a Rosarno e a Vicenza il razzismo c'è. Il fatto che la popolazione non sia interamente razzista non deve farci prendere lucciole per la terra. Come a per parlare di un mondo incontaminato nella quale chissà perché si introduce, soltanto forse perché prodotte dalle cattive politiche che ci sono, un elemento che rende impossibile la convivenza. No, secondo me non è vero. Anche qui, come per la mafia, come per la 'Ndrangheta, come per la Camorra, guai a pensare che un'intera popolazione sia irretita nelle maglie delle organizzazioni criminose. Ma senza la penetrazione delle organizzazioni criminose nella società civile non ci sarebbe il loro dominio e la loro permanenza. È vero che le mafie, le camorre, le 'Ndrangheta si insediano nella società civile per il vuoto che lo Stato lascia, lo Stato, la Repubblica, e che viene colmato, diciamo così, da queste piogge. È vero, ma è vero che questi fenomeni si appoggiano anche a fenomeni culturali rilevanti, culturali, a forme di rivoluzioni passive, a forme di sopravvivenza subalterna, alla mancanza di una presenza di contrasto partecipata. Tu hai detto Rosarno, si sapeva prima, è vero, si sapeva prima, lo sapevo io, semplicemente perché avevo letto il libro di Marco Rovelli. Avevo letto un libro, non è che fossi così partecipe, anzi colpevolmente non così partecipe, ma mi bastava leggere un libro, tra le tante cose che sta pubblicata, perché sapevi cosa stava succedendo, le condizioni di schiavitù strisciante che si stavano producendo.